Ciao a tutti, sono Matteo Massironi, psicologo, formatore ed RSVP. Oggi vorrei parlarvi del ruolo del manager e delle abilità necessarie per svolgere al meglio questo compito. Essere un manager non significa solo avere un titolo e una posizione di autorità, ma richiede una serie di abilità che vanno al di là del semplice curriculum scolastico. Tra le abilità più importanti c'è la capacità di tenere unito un gruppo di lavoro e di organizzare le attività degli altri. La gestione delle persone è una parte essenziale del lavoro del manager ed è importante che sia svolta in modo efficace per garantire il successo dell'organizzazione. Ciò richiede una comprensione approfondita delle esigenze dei dipendenti, delle loro competenze e della loro motivazione. Inoltre, il manager deve essere in grado di organizzare il lavoro in modo efficace e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficiente. Questo richiede una buona conoscenza dei processi aziendali e una capacità di pianificazione strategica. Ma non è solo questione di competenze tecniche. Un buon manager deve anche avere un'ottima capacità comunicativa e relazionale. Deve essere in grado di comunicare in modo chiaro ed efficace con i dipendenti e di gestire le relazioni interpersonali in modo positivo. Infine, il manager deve essere in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti e di prendere decisioni in modo tempestivo e consapevole. Questo richiede una buona dose di flessibilità e di capacità di problem solving. In sintesi, il lavoro del manager è complesso e richiede numerose abilità che vanno al di là del semplice curriculum scolastico. Tuttavia, se sviluppate correttamente, queste abilità possono portare a un'efficace gestione del personale, ad un'organizzazione efficiente del lavoro e al successo dell'organizzazione nel suo insieme. Grazie per aver seguito questo video, spero che queste informazioni vi siano state utili. Se avete domande e desiderate condividere le vostre esperienze, lasciate un commento qui sotto. E non dimenticate di iscrivervi al mio canale per altri contenuti interessanti.